Nella seconda settimana di settembre in calo tutti gli indicatori dell'epidemia, a rivelarlo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, mentre sul fronte scuola, a pochi giorni dalla ripresa, alcune classi sono già in DAD e oggi tornano sui banchi gli studenti della Sicilia. I servizi di Francesca Sancin e poi Valeria Papetto. La speranza viene dai numeri. Indicatori in calo in questa seconda settimana di settembre. Segnali confortanti arrivano dal consueto report della Fondazione Gimbe. Diminuiscono i nuovi casi, meno 14,7%. Scendono anche i ricoveri ordinari, meno 3,3%. In calo anche le terapie intensive, meno 1,6%. Oggi i reparti di area medica e quelli di terapia intensiva accolgono prevalentemente soggetti non vaccinati. A tal proposito è importante sottolineare che ancora oltre 3 milioni di over 50 non hanno effettuato nemmeno una dose di vaccino e questo rappresenta un po' il tallone d'Achille della nostra campagna vaccinale.